vostro amico allo 7499 Sì Rampede. Oggi dovevo presentarvi Mindfreds, ma siccome avete visto che i miei episodi sono molto costruttivi, sono praticamente cerco di fare delle storielle un po' simpatiche, ho fatto veramente fatica perché adesso sto riempiendo il laboratorio delle scienze, lo sto riempiendo perché bisogna riempirlo adesso per andare avanti con la storia, no? Se no continuerei a fare storielline del Caspitius che non servono a nessuno. Allora ho detto vabbè, intanto oggi gli metteremo un Sophie Course, che è un altro di quei giochi che mi divertono da impazzire, da morire. L'avevo fatto vedere un paio di volte all'inizio, lo riprendo, beh niente, lo ricomincio perché mi si è rovinato il PC e ho dovuto rifarlo. E facciamo così, Nightmare proprio no, per l'amor de Dios. Facciamo così, tranquillo, così è molto più comodo e più consono a noi, perché sai, 40 anni, mi viene uno sciopone e muoio di infarto, non è bello. Adesso carica, questo qui è un altro bel giochino, come quello che abbiamo appena finito di Case Animatronics, lo ricordate? Ecco, questo qui è l'Estes. Oh, iniziamo subito a scrivere in inglese, si può fare o in inglese o in spagnolo, vabbè, facciamolo in inglese, no? Dimenticami, sono preoccupato, non posso aspettare, grazie molte che mi hai scritto un po'. Mio nonno sta già dormendo, va bene, praticamente cosa succede? Chiudi sta cosa, va bene? Cosa succede? Il gioco, vedi, click here to move, ti spiego un po'. Tu stai facendo da badante a un... qua carichi, va bene? Ok, vedi, così tieni premuto e ricarica. Stai facendo da badante a un vecchietto che sta dormendo. Tu devi stare lì, siccome non c'è un problema con la corrente, tu devi praticamente andare a queste lampadine che danno la luce, tu le carichi dalla luce. Chiaramente cosa succede? Che dopo un po' che carichi ti devi anche voltare di qua, correre di qua e andare da questo qua per caricare. Perché vedete che voi in basso a sinistra ci sono le barrette di ricalcolo, dove praticamente si scaricano le luci. Un po' come i pagliacci che avevano in equilibrio i piatti che roteavano, no? Ecco, devi fare la stessa cosa. Devi correre per le stanze per mantenere la luce accesa. Chissà perché. Perché questo personaggio ha così voglia di tenere la luce accesa? Ci sarà un movente, vedete il vecchietto, è lì, che lui dorme coperto fin sopra le orecchie. Ma perché? C'è soltanto, si vede solo una ciabatta, l'altra è nascosta. Dobbiamo andare al B. Il B è giù. Dai, andiamo giù, perché sennò qua moriamo, hai capito? Devi andare al B. Devi correre come un treno al B. Questo dovrebbe essere il B, infatti se noi carichiamo, vedete? Oppa la 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 la, si carica e poi corri giù fino a là. Chiaramente sembrerebbe così simpatico, no? Perché? Perché fare tutte queste cose? Allora noi corriamo, vedete, gli fanno vedere che qua... No, ho sbagliato. Dobbiamo correre subito alla D, perché sennò qua si muore. Subito. Perché sennò qua facciamo la fine del topolino in gabbia. Carica questo, bravo. Corri di qua che si sta scaricando la D. Okay, no, così carica, che sennò il vecchietto si sveglia e poi si arrabbia. Corri di là ed è così molto velocissimo. Volevo farvi vedere anche una... si stanno scaricando le lampadine tutte, che nervosismo. Carica la B. Non siamo ancora riusciti ad arrivare neanche al portatile, perché il portatile vi fa vedere che c'è un punto tipo Aribibis. Aribibis, avete presente l'Aribibis? Praticamente ti dice qua sei salvo, perché il punto di Aribibis è qua, alla A. La A che è praticamente... Fammi uscire, è vero, Sofia è in casa, ma sei tu? Ma ascolta, devo uscire da qui. Si sta scaricando C, corri come un treno, che se si scarica C siamo a rovinanzia. Allora bisogna correre, corri, perché? Perché tutta sta roba? Caricala C. Moriamo, ho già capito che questo primo impatto con questo gioco me l'hanno fatto un pochettino... No, così però, per l'amor de Dios. No, ma girati giusto, giù che c'è la B che sta precipitando, la B sta precipitando. Corri, bravissimo, e adesso giù però... Siamo riusciti, la prima nostra missione l'abbiamo superata. Ok, adesso è su di sopra la D, sta facendo alcune ricerche. Sì, va bene, però non mi puoi tenere col fiato. Do you want to sing out? Sofia,
è una bambina di 19, una ragazza di 19 anni, una perfetta GPS student. Una GPS student. Non aveva registrazioni criminali, lei era proprio una carina, una ragazza carina. Un giorno scompare. Va bene, ma allora, per favore, per piacere. Want to sign out? Mi fai? Madonna. Ok, non dice più niente. Noi sappiamo che è il D su di sopra. Che perché è aperto lì? Eh? Perché? Perché? La. Adesso iniziano a raccontarci un po' la storia di questo signorino Sofì. Che paura che mi sta iniziando a venire. Mi stavo quasi dimenticando che potevo alzare ancora un pochino il volume delle cuffie, perché sennò così non rende l'idea, hai capito? Oh, adesso io non riesco a sentire quasi io che parlo, per farvi capire l'idea di come potrebbe essere la cosa. No, questo dovrebbe essere il D. Ok, il punto di Harry Bibis. Dobbiamo andare giù subito alla A. Dai di qua, giù. Alla B e alla A. C'è qualcuno che piange, mi sembra di aver intuito. Vai. Avete capito più o meno come funziona? Ecco, questo qui, se vi può interessare... Ma mi è venuta... Ho preso la corrente. Che roba! Se vi può interessare, lo riproporrei, venerdì. Se vi sta bene, come Jumpscare Crime. Questa era giusto una pre-vibe, così posso andare avanti negli episodi di Minecraft. Fatemi sapere voi, va bene? Per ora è tutto dal vostro amico Alla7499. Si rampete! Che paura!